siamo nella fase della partenza dei big, ultimi a partire, candidati alla... Elia Avrio ST09, nel frattempo Scerbo 2.42.90, Caracciolo 2.41.62, siamo oltre 65 di media, Catizzone è andato a quasi 69 di media.
Eccolo lì, si è tolto il casco, l'assoluto dello slalom di Guringa, ancora con la macchina in moto, non si può credere. Allora, spegni la macchina, dai, dai. Eccolo qua, l'entusiasmo, la contentezza, la stanchezza. Allora, le impressioni, subito a caldo per i tuoi fan. Allora, diciamo che non mi aspettavo proprio il risultato così, soprattutto dopo la ricognizione che avevo fatto un tempo altissimo, il tempo che avevo fatto 2 anni fa con l'Ermolli. Poi sotto, grazie a me, lo Barbaro, mio padre e tutta la squadra che c'è, abbiamo inquadrato la macchina perché era tutta spostata di convergenza e campanatura. E abbiamo fatto un bel tempo, già abbassando di 6 secondi dalla ricognizione. Problemi anche sul circuito di raffreddamento. Il raffreddamento sì, infatti sono con la temperatura a 120, quindi... Bene, allora, rimetti in moto la macchina, dai! Sì. Ringrazio i tuoi fan. Grazie a tutti. Ciao Gaetano, complimenti! Ciao, grazie. Non so se avete letto i giornali, la televisione, tutti i canali, tutti i media hanno dato grande risalto a questo incidente purtroppo che è successo nella mia città di Lamezia, dove è morto questo ragazzo che io ho visto crescere. Grande merito ad Enzo Rizzo per aver dedicato questo trofeo. Perdonatemi, ma sono quelle cose che hanno un senso particolare. Io vorrei pregare il sindaco che si accomoda vicino a me, vorrei pregare Gaetano Richichi, che è il nostro vincitore assoluto, e vorrei soprattutto pregare il papà, mio grande amico, la sorella e Eliana, la sua compagna, di avvicinarsi qua da noi. Allora, sindaco, questo è il papà di questo nostro carissimo ragazzo che purtroppo non è più. Era un campione sulle due ruote, purtroppo è morto sulle due ruote, ha partecipato a un sacco di campionati anche vincendoli sulla moto, ed era un ragazzo speciale, ve lo assicuro. Allora, se ci date il premio lo facciamo premiare il papà con il sindaco, Eliana e la sorella. Il premio lo consegnerà il papà simbolicamente, ed Eliana è qua accanto a voi. No, insieme, basta, è importante che lo consegni a Gaetano Richichi, che è il vincitore assoluto del 6° slalom pugliese. Premio Trofeo Vincenzo Di Martino. Gaetano, ti assicuro che è un trofeo di grande prestigio per un ragazzo come te, che correva sulle due ruote, che purtroppo non è più in mezzo a noi. Ed è giusto che sia ricordato con questa grande enfasi, con questa commozione e con questa grande gioia. È una gioia oggi premiare Gaetano Richichi con questo premio, va bene? Grazie di tutto, sindaco, grazie. Tonino, a te la parola. Sì, andiamo sempre 2 SC, la classe 1000, e premiamo con il tempo di 2:14:24 Gaetano Richichi. Trattenetelo ancora. Vai! Bravo! Abbiamo ora 2 coppe per la classe 1006, perché ora si prende ora la coppa di gruppo come primo assoluto. Tempo sempre quello, 2:14:24, Gaetano Richichi. Allora, 10° classificato, Roberto Rocco Telesca.
nono classificato, tempo 2:39:18, quindi vicinissimi, Saverio Barberio. Ottavo classificato, 2:37:24, Michele Mazza. Settimo classificato, 2:35:24, Antonino Miniaci. Falla quella parte. Sesto classificato, 2:34:08, Eugenio Catizzone. Quinto classificato, 2:31:40, Agostino Fallara. Sfiora il podio con il tempo di 2:31:30, quindi quarto classificato, Nicola Paolo Almirante. Allora, siamo pronti per premiare il terzo classificato. Premia la professoressa Caterina Prizzi, consigliere provinciale di Catanzaro dell'Oxen. E quindi terzo classificato con il tempo di 2:21:37, Eugenio Scalercio. Secondo classificato, facciamo premiare al presidente regionale dell'Oxen, il maestro Antonio Caira, che premia con il tempo di 2:17:71 Antonino Branca. Bravo Antonino! Ed ora chiaramente deve premiare il padrone di casa, visto che siamo ospiti del comune. Premia il sindaco, il dottor Vincenzo Serrao, quindi premiamo il primo assoluto che fa tris, visto che aveva vinto anche la quarta e la quinta edizione, vince anche la sesta, tempo 2:14:24, Gaetano Pecchini. Restate tutti lì per la foto di rito. Enzo, Sergio, Antonio, c'è anche Antonio? Ah no, arrivi, quando arrivi? Antonio non c'è niente. Magari andate un po' più dietro per prendere tutti, però non ci possiamo assicurare.